Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, dobbiamo parlare di un po' di cosette, tra cui la nuova fusione che è stata ufficialmente annunciata. In realtà sappiamo tutto, visto che se ne parla da settimane, ma insomma è giusto parlarne in via ufficiale. E a tal proposito mi sono spostato in maniera specifica su Fixit Bradipo, proprio allo scopo di parlarvene nel pratico, quindi perché dovreste fonderla, perché dovreste fondere questo nuovo campione e perché potrebbe essere utile in un account medio come Fixit Bradipo, per esempio, no? Però iniziamo con un codice promo, anzi no, prima iniziamo con la sigla, dopo codice promo e dopo tutto il resto. Allora, come ben sapete, in queste ore si è consumato l'evento della community con Noobs Raid, Cirilla e altri, insomma, lo spettacolo è carino, però la cosa più carina di tutte, secondo me, è che hanno rilasciato un codice promo davvero succulento per tutti gli account. Allora, il codice promo è... dove sono i codici promo qua? Dovrebbe essere Raid Community, nel momento in cui lo riscattate... ottenete un tomo leggendario, un po' di birre, un giorno di esperienza che magari lo teniamo lì, e poi un po' di pozioni varie, anzi no, le pozioni varie sono del pacchetto giornaliero, comunque insomma un po' di roba varia che a noi ci garba. In realtà questo tomo mi torna utile perché sono 4 tomi, quindi al nostro povero Micinaki ne mancano 3 per essere completamente tomato e poi potrà essere utilizzato dall'Hydra. Allora, detto questo, andiamo subito a parlare della nuova fusione. Eccolo qua, Wixwell Keeper, no? Vault Keeper Wixwell. Allora, hanno scelto l'affinità rossa alla fine, quindi la forza, e non credo che sia una cattiva scelta in realtà. Sto pensando alle affinità che di solito ricopre la testa che cleansa. Dunque in questa rotazione è blu, nella scorsa rotazione era rossa, forse sì, ci sarà anche una o due rotazioni in cui è verde, ma nella maggioranza dei casi è una cosa buona che questo campione sia rosso. Per me si tratta di un campione da Hydra nel 99% dei casi, anche se molto probabilmente alcuni potrebbero utilizzarlo anche in arena. Allora io come al solito mi levo dai piedi e andiamo ad analizzare le destrezze di questo signore qui. Quindi con la sua A1 attacca un nemico 2 volte. Ogni colpo ha un 40% oppure un 80% se ci confrontiamo con un boss di mettere la provocazione. Sale al 100% con i tomi. Su 2 colpi, signori, quindi anche se la testa fosse verde non è un problema perché noi abbiamo 2 colpi. Certo, può capitare che 2 colpi siano deboli. Ci può stare, è sfiga, ma è molto raro, no? Uno dei 2 colpi almeno entrerà e se entra... entra la provocazione, sicuro, quindi questa è tanta tanta roba. Inoltre, se non ricordo male, la testa che cleansa, quando attacca, se provocata, non attacca chi l'ha provocata, ma attacca comunque sempre il campione con meno HP. Questa è una cosa buona per noi, perché se realizziamo il nostro Wixwell con una quantità modesta di HP, ma una buona difesa, che alla fine è quello che gli serve, allora potrebbe diventare un buon target per quella testa lì. E siccome lui il contrattacco se lo mette sempre, grazie alla sua passiva, possiamo creare un circolo infinito di contrattacchi e provocazioni e gestire quella testa anche senza una velocità assurda come si fa con Crisco o tanti altri campioni, no? Quelli preposti a provocare con una destrezza attiva. Non è male! Con la sua 2 poi attacca tutti i nemici con un 100% con i tomi di piazzare una riduzione dell'attacco per 2 turni e inoltre aumenterà la durata di tutti i buff alleati di 1 turno. Inoltre aumenterà il valore dello scudo di tutti gli alleati. Il valore dello scudo, appunto l'incremento di questo scudo, è proporzionale al numero di buff che hanno, che vedono la loro durata aumentata. Quindi più il nostro campione è inserito in un team che buffa tanto e migliore sarà la performance di questa destrezza. Davvero, davvero tanta roba. Con la sua 3 poi piazza 2 buff intercetto. A parte il fatto che non è nemmeno un buff in realtà, è un segnalino.
Non lo so come verrà chiamato in italiano. Per adesso lo chiamiamo intercetto. Poi, quando avremo questo campione in gioco, utilizzeremo il nome corretto. Ed è molto, molto utile in realtà. Come sapete, quel buff rende immuni a tutti i debuff di controllo fin tanto che ce l'abbiamo addosso. Non scade, quindi il nostro campione, anche se prende turni, non scade. Semplicemente questi stack diminuiranno quando ricevono concretamente un tentativo di controllo. Quindi, se subentra la testa che provoca, se subentra una qualsiasi altra testa che emette la strizza, per esempio, allora il nostro buff intercetto si attiva impedendo quel campione di subire il controllo. Questa è una cosa, secondo me, più utile in arena che dall'idra. In arena potrebbe essere davvero devastante per contrastare la pecora. Si vedrà, si vedrà. Comunque non è tutto, perché questa destrezza aumenta la difesa di tutti gli alleati e va a mettere uno scudo per due turni proporzionale alla difesa di questo campione. Il moltiplicatore, se non ricordo male, era 3 per quanto riguarda lo scudo, che è un bel po', mi pare che sia leggermente meno rispetto ad Helicat, e lo scudo di Helicat è veramente veramente buono, quindi molto molto bene. Inoltre abbiamo la possibilità di estenderlo, pertanto tanta roba. Allora, la passiva purtroppo è un difettuccio in realtà, mette il contrattacco e a noi questa cosa piace molto, ma purtroppo, da come è scritto, sembra sia protetto solo per il primo turno. Nei successivi turni avremo il contrattacco, ma non sarà protetto. Ora, questo campione avrà fisiologicamente un buff in più rispetto a tutto il resto del team. Questo significa che sarà un candidato ideale per la testa che strippa, no? E a noi piace avere un counter per quella testa, ma il contrattacco, tra tutti i buff che possiamo metterci, è quello più pericoloso, perché comunque una probabilità su un milione, anzi no, non è vero, 3 probabilità su 100 di essere comunque strippati, pur avendo una resistenza sufficiente, c'è sempre. E se la testa ci ruba il contrattacco e lo sparge, di solito run è finita lì, quindi attenzione. Però noi possiamo contrastare la cosa in molti modi. È vero, possiamo dare resistenza al nostro Wixwell, e già questo è molte volte più che sufficiente, però possiamo comunque gestire quella testa lì con il blocco buff, quindi va bene. Noi possiamo anche permetterci che ogni tanto questo buff venga rubato, ma se la testa è coperta dal blocco è come se non avesse rubato niente, quindi bene così, cioè possiamo gestirla. Per me è tanta 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 roba. Abbiamo poi la possibilità di aumentare la difesa in tutte le battaglie del 28%, che è un'aura dignitosa. Ci sono leggendari migliori sicuramente, ma direi che possiamo accontentarci. Nel complesso, secondo me, è un campione che chiunque di voi, nessuno escluso, anche giocatori ultra endgame, dovrebbero fondere. Innanzitutto per l'inserimento di una meccanica completamente nuova. Come sapete, quando il gioco rilascia una meccanica nuova e il campione che ce l'ha è un campione della fusione, tu la devi avere. Pensate per esempio alla A1 di Gnut, no? È una meccanica completamente nuova. Vado a ridurre il contatore con la 1, però se non può entrare la riduzione del contatore perché l'avversario ne è immune, allora entra il congelamento, che contro il Cavaliere Pirico, per esempio, è definitivo. Tanta tanta roba, ma soprattutto meccanica unica. Significa hai Gnut, bene, non ce l'hai, è un problema, ok? E in questo caso introduciamo una nuova meccanica che potrebbe davvero essere significativa nell'utilizzo che facciamo tutti i giorni dei nostri campioni. Ma vediamo ora alla parte pratica. Perché dovrei fondere Wixwell? Perché un account come Fixit Bradipo dovrebbe avere bisogno di fondere Wixwell, no? Quindi chi riceverà questo account domani sera, mi raccomando, siateci alla live. Chi riceve Fixit Bradipo, perché dovrebbe fonderlo? Beh, allora, innanzitutto le risorse le ha, perché ci sono un po' di gemme, c'è un po' di energia, ma c'è anche qualche giorno a disposizione ancora per accumulare risorse, e soprattutto credo che ci siano sufficienti schegge. Di sicuro le antiche ci sono, mancano un paio di sacre per essere sicuri, ma possiamo stare tranquilli, insomma, perché ci sono ancora diversi giorni di Clamos, quindi arriveranno. Quindi decidiamo che il prossimo giocatore proprietario di Fixit Bradipo debba scegliere se fondere oppure no Wixwell. Beh, la mia idea è che sarebbe utile per due motivi. Allora, abbiamo detto che è un campione che può dire la sua in arena, e come vedete questo account può essere abbastanza a posto per l'arena classica, ma di sicuro non è a posto per l'arena a squadre, che vi interessi oppure no, e non è a posto assolutamente per l'arena live, dove un campione del genere potrebbe essere molto interessante. Furbacchione, niente da dire, ma la cosa più importante secondo me in questo caso è l'idra. Allora, noi abbiamo già un team da brutale che in questo account funziona, lo sapete, è questo, o meglio
È questo con Lidia. Al momento dobbiamo finire di dare i tuoi amicinacchi, ma quando li avrai, il team sarà questo qui. Ora, se noi avessimo a disposizione Wixwell, potremmo tranquillamente togliere dall'equazione la nostra amica Visix e inserire la provocazione, il contrattacco, un counter per la testa che strippa, che in questo momento non abbiamo, quindi siamo completamente alla mercé di quella testa lì. Dobbiamo affidarci alla resistenza, ma in genere la resistenza dei miei campioni non è molto elevata, quindi di fatto dobbiamo affidarci per forza di cose al blocco buff che mette la nostra Tuanara, che altrimenti non si va da nessuna parte. E allora in quel caso avere un counter per quella testa ci fa molto molto comodo. E poi abbiamo gli scudi, ok? Che è tanta tanta roba. E possiamo utilizzare in maniera strategica il nuovo buff da utilizzare su Galatir, per esempio, allo scopo di cleansare tutti gli altri o riaiutare un campione in particolare, no? Quindi nel complesso, questo team è già prestante di suo. Se inseriamo un campione come Galatir, migliorano ulteriormente le cose. Ma soprattutto, noi non abbiamo tolto un campione inutile per mettere Wixwell, ma togliamo Visix, che è un ottimo campione. Ma noi non dobbiamo fare soltanto l'idra brutale o l'idra incubo su questo account qui, dobbiamo fare anche le altre. Ed è un campione che ci tornerà utile negli altri team, no? Tanta tanta roba, a me garba davvero molto. Io non vedo l'ora di fonderlo. Fortunatamente ho tutte le risorse per poterlo fare sul mio account primario. E quindi avremo modo, insomma, di farlo, di studiarlo. E lo porteremo ovviamente qui sul canale nel momento in cui sarà pronto. Sono sicuro che vi piacerà parecchio. E io vi incoraggio davvero a valutare l'idea di fonderlo, perché penso proprio che potrebbe migliorarvi di molto i vostri team da Hydra, e magari, perché no, anche in qualche altro contesto. Ci vedrà. Bene, signori, allora io credo di aver detto tutto per oggi. Due video, due video. Domani comunque ci sarà il tappavideo, dove parleremo invece del per 2 attualmente in corso sulle schegge primarie, e poi sul percorso dell'eroe attualmente in corso. Insomma, discuteremo di queste cosettine qua, perché voglio darvi il mio parere. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete la vostra spunta sulla sezione giveaway su Discord, così magari portate a casa qualche gemma e benone, e riscattate il codice promo. Detto questo, signori, voglio sapere la vostra, se intendete fonderlo oppure no, se vi piace oppure no. Come sempre, noi ci ascolta le vostre opinioni. E poi, che dire, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, fate i bravi, in questo modo il canale migliora nel corso del tempo. E infine, questo è Bradipo Furioso. Siate furiosi, ma rimanete bradipi.